Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime, italiana o internazionale. Oggi siamo in Germania perché vi racconterò il disastro aereo di Überlingen. 1 luglio 2002, siamo sopra i cieli del lago di Costanza e sono le ore 21:35. Il volo 2937 della Bashkirian Airlines sta trasportando dalla Russia molti bambini in gita verso Barcellona, Spagna. Nel mentre sta anche volando un altro aereo, cargo della DHL, il 611. I piloti non credono a ciò che vedono, i due aerei si trovano alla stessa altezza e in pochi secondi si scontreranno. L'impatto sarà devastante. I due aerei precipitano immediatamente e moriranno 71 persone. Ma che cosa è accaduto davvero? Sono gli ultimi giorni di giugno del 2002 e siamo in Russia, nella città di Ufa. Un gruppo di studenti sono stati scelti per partecipare ad una vacanza di 2 settimane in Spagna, a Barcellona, organizzata dall'UNESCO per premiare i migliori rendimenti scolastici. Ragazzi che si sono distinti nello studio, nello sport, nelle arti. Sono in 42 e assieme ad alcuni insegnanti prenderanno un treno per Mosca e da lì poi il volo per la Spagna. I ragazzi arrivano a Mosca insieme agli insegnanti, ma c'è un problema, hanno sbagliato aeroporto e così perdono il volo. Mentre l'agenzia cerca di risolvere il problema, il gruppo decide di visitare la città di Mosca. L'agenzia ci metterà ben 2 giorni per trovare un'alternativa di volo ai ragazzi e finalmente la trova, partiranno il 1° di luglio. I ragazzi si imbarcano su un volo della compagnia Bashkirian Airlines. Con loro sull'aereo c'è anche la famiglia Kaloyev, mamma Svetlana, e i due figli Konstantin di 10 anni e Diana di 4. Non fanno parte del gruppo ovviamente, ma stanno andando a trovare il padre architetto che lavora a Barcellona, Vitali Kaloyev. A bordo del volo Bashkirian Airlines ci sono ben 5 piloti in cabina. Il comandante Alexander Gross, con 30 anni di esperienza alle spalle, e poi 4 copiloti. Intorno alle ore 19 il volo decolla dall'aeroporto di Mosca. Come tutti gli aerei moderni, è dotato di un dispositivo anticollisione, il TCAS. Traffic Collision Avoidance System. Il TCAS suggerisce se ci siano o meno velivoli in rotta di collisione. Se ne rilevasse qualcuno, proporrebbe una traiettoria alternativa proprio per evitare lo scontro. Intanto un Boeing 757 decolla dall'aeroporto di Bergamo. È un volo cargo della DHL diretto a Bruxelles, in Belgio. Il Boeing ha solamente 2 persone a bordo, i 2 piloti, Paul Phillips e Brand Campioni. Il volo della Bashkirian Airlines procede benissimo, ormai è un paio di ore che è in volo e i ragazzi a bordo si divertono tantissimo. Nel mentre a Zurigo, nella torre di controllo, lavorano i dipendenti della società Skyguide. Il centro controlla il traffico aereo del sud della Germania e del nord della Svizzera. Nella notte del 1 luglio 2002 ci sono solo 2 controllori. Non c'è molto lavoro e sembra tutto tranquillo. C'è Peter Nilsson che fa il controllore di volo da ben 8 anni. E poi c'è un altro collega in turno con Nilsson che, visto il poco lavoro e la situazione apparentemente tranquilla, decide di fare una pausa e di andarsi a bere un caffè. Il controllore Peter Nilsson dunque a questo punto dovrà controllare 2 schermi. Ad un certo punto arrivano 2 tecnici che avvisano Nilsson di dover fare dei controlli al radar principale. I 2 schermi dunque potrebbero lavorare più lentamente e non funzionerà l'allarme che segnala una possibile collisione. Ma d'altronde perché preoccuparsi, tutto sta andando per il verso giusto, è una serata normalissima come tante altre. Nessuno si sta rendendo conto che sta per succedere un vero disastro. Quando il Boeing della DHL supera le Alpi e si mette in contatto con la torre di controllo di Zurigo, chiede di poter salire di quota per aver meno resistenza all'aria e risparmiare carburante. Nilsson allora gli indica di alzarsi a 11.000 metri d'altezza. 11.000 metri però è anche l'altezza di volo dell'aereo proveniente dalla Russia.
Ora i due velivoli sono in rotta di collisione, ma ancora molto lontani. In realtà ci sarebbe ancora tempo per evitare il disastro. Nielsen intanto riceve da un altro assistente un altro piano di volo e così per i successivi minuti è costretto a controllare ben due schermi molto attentamente. Inoltre riceve una telefonata da quest'altro volo che lo distrae dal controllare gli altri due voli che stava già seguendo. Intanto il radar anticollisione del centro SkyGuide è stato appunto disattivato dai due tecnici della manutenzione e questo Nielsen non lo sa. Intanto, ad una velocità di oltre 1100 km/h, il Boeing della DHL e il volo della Bashkirian Airlines si avvicinano sempre di più. I piloti non sanno di essere a pochi minuti dalla collisione. Un controllore di una torre tedesca vede sui radar cosa sta accadendo. Cerca dunque di contattare Nielsen, senza però ricevere alcuna risposta. Purtroppo per dei regolamenti internazionali non si può direttamente contattare un pilota se non è, insomma, a te affidato il controllo di quel volo. Ad un certo punto anche i piloti dell'aereo russo vedono il Boeing nella loro stessa rotta e lo notano dal loro sistema anticollisione. Nielsen intanto è ancora impegnato con l'altro volo che l'assistente ha detto di controllare. I piloti russi sono sempre più preoccupati di ciò che vedono dai loro segnali radar, ma pensano che l'altro aereo si trovi a 100 metri più in basso. D'altronde la torre di controllo li avrebbe avvertiti, fosse stato il contrario. Allo stesso tempo il sistema TCAS della DHL individua l'aereo russo e finalmente se ne accorge anche Peter Nielsen e dice all'aereo russo di scendere di quota immediatamente. L'aereo dunque inizia a scendere, ma il loro TCAF suona, dicendo invece di salire. I piloti a quel punto sono in completa confusione, ma decidono di ascoltare la torre di controllo. E nella torre di controllo, ricordiamo, c'è solamente Peter Nielsen. Peter crede a quel punto di aver evitato la collisione, ma non sa che i piloti del Boeing DHL hanno ricevuto dal loro TCAS la stessa indicazione. I piloti della DHL comunicano a Nielsen che stanno anch'essi scendendo, ma il controllore ora sta di nuovo seguendo il secondo schermo e non li sente. Insomma, se entrambi gli aerei avessero ascoltato il loro sistema di anticollisione, il TCAS che avevano a bordo, questa cosa non sarebbe mai accaduta. Alle 21:35 del 1 luglio 2002 avviene lo schianto. I due aerei cadranno a 7 km di distanza uno dall'altro. Peter Nielsen inizialmente non si accorge di nulla, ma quando l'aereo russo non risponde più, guarda lo schermo e vede ciò che non avrebbe mai voluto vedere. I due aerei si sono schiantati e caduti vicino alla città di Überlingen, al confine tra Germania e Svizzera. Le vite spezzate, soprattutto di tutti questi giovani, ovviamente saranno un vero dramma per tutti i familiari, gli amici, i parenti e soprattutto per l'architetto Vitali Kolaiev, colui che a bordo aveva la moglie e i suoi due bambini piccoli. Vitali è all'aeroporto di Barcellona, aspetta che l'aereo arrivi e atterri e guardando il tabellone vede che il volo su cui era a bordo la famiglia inizia ad accumulare ritardi, prima 5 minuti, poi 10, poi 15 e ad un certo punto però viene eliminato dagli schermi. Si rese purtroppo presto conto dell'accaduto quando vide flotte intere di giornalisti arrivare al terminal e quando poi venne fermato dalla polizia che gli comunicò l'accaduto. Vitali prese immediatamente un volo per Zurigo e poi un taxi per 100 km per raggiungere il luogo dell'incidente. Si mise immediatamente a cercare i corpi dei suoi familiari, anche se inizialmente la polizia cercò di fermarlo, in quanto i corpi purtroppo di tutte le vittime erano ridotti a brandelli. L'impatto era stato veramente devastante e insomma la speranza di ritrovarli vivi era praticamente nulla. Mentre Vitali camminava nei boschi attorno al disastro, vide infatti qualcosa di terribile. Brandelli di corpi, soprattutto di ragazzi, e poi ad un certo punto trova in un prato delle perle e le riconosce subito. Sono le perle della collanina di Diana, sua figlia. Subito dopo, vicino ad una strada cementata, troverà
purtroppo il corpo di sua figlia, stranamente intatto però, probabilmente degli alberi avevano attutito la caduta. Poco dopo le squadre di ricerca ritroveranno anche il figlio, Konstantin, e la moglie Svetlana, loro però completamente mutilati. L'architetto farà costruire un intero monumento tombale per la sua famiglia e si recherà lì ogni giorno, inconsolabile. La giustizia intanto fa il suo corso e si inizia a ricercare il colpevole di questo disastro aereo. All'inizio si pensò che fosse colpa dei piloti russi, poi del sistema anticollisione presente sugli aerei, poi però si controllarono le scatole nere e lì iniziò il solito scaricabarile. Alla fine, come spesso accade, a pagare è proprio il capro espiatorio, ossia, in questo caso, Peter Nielsen. Il controllore di volo venne immediatamente licenziato, d'altronde oggettivamente quella sera era stato parecchio distratto. La SkyGuid, la società di controllo aereo, a questo punto fa una proposta all'architetto Vitali, come anche agli altri parenti delle vittime. Offre un risarcimento economico, ma vuole che in cambio lui rinunci a qualsiasi azione legale contro di loro. Kaloyev rifiuta immediatamente e chiede alla società svizzera di poter incontrare Peter Nielsen, ma non riceve alcuna risposta in merito, né tantomeno delle scuse formali. Poter guardare in faccia la persona che a quanto dicono era responsabile della morte della sua intera famiglia diventa a quel punto la sua unica ragione di vita. E l'indifferenza della controparte fa crescere in lui una rabbia terribile. Vitali vuole delle risposte, vuole delle spiegazioni, vuole delle scuse. Magari voleva anche solo delle parole di conforto, qualsiasi cosa, insomma, che potesse lenire in qualche modo tutta quella estrema sofferenza e tutto quel rancore che stava accumulando dentro di lui. Alla fine del 2003 Vitali, ormai decisamente segnato dal dolore, trasandato, con la barba lunga, emaciato e anche fortemente depresso, ingaggia un investigatore privato e lo incarica di scoprire l'indirizzo di Peter Nielsen, in quanto non gli venne comunicato in alcun modo dalla società SkyGuid. Il risultato ovviamente non tarda ad arrivare e l'investigatore privato dà a Vitali Kolayev l'indirizzo del controllore di volo. Peter Nielsen vive con la sua famiglia in una piccola cittadina della Svizzera tedesca, vicino a Zurigo. A quel punto siamo a febbraio 2004 e l'architetto russo parte alla volta della Confederazione Elvetica. Finalmente potrà guardare in faccia l'uomo che gli ha distrutto la vita. Il 24 febbraio 2004 Vitali Kolayev si trova davanti alla villetta di Peter Nielsen. Osserva l'abitazione, si siede nel loro prato della villetta e osserva le dinamiche familiari. Vede Peter, vede la moglie, vede i due bambini. Ripensa a quando anche lui aveva una famiglia, quando anche lui giocava con i suoi bambini, quando anche lui poteva stringere sua moglie. E lì la sua rabbia cresce sempre di più. Il momento, dopo quasi 2 anni, è arrivato. Vitali Kolayev è davanti all'autore materiale del terribile misfatto che, come una bomba atomica, ha eliminato dalla faccia della terra tutti i suoi affetti più cari. La tensione ora è altissima. Peter inizialmente non sa chi sia quest'uomo, ma lo capisce praticamente subito. Gli vengono infatti letteralmente sbattute in faccia le foto di Svetlana, Konstantin e Diana, accompagnate da urla e imprecazioni sconnesse. Peter Nielsen ha dunque davanti a lui un parente delle vittime del disastro aereo che ha contribuito a provocare e ce l'ha nel suo vialetto di casa. È difficile anche solo immaginare le emozioni o i pensieri che magari Peter Nielsen in quel momento stesse provando. Non sa cosa dire in quel momento e oggettivamente commette un gravissimo errore. Non si scusa con Vitali e non tenta neanche di giustificarsi, non gli dice assolutamente nulla, ma con un gesto, anzi di stizza, colpisce con la mano le foto sventolate rabbiosamente dal suo interlocutore e le fa cadere brutalmente sull'erba. Dopo 2 anni di calvario di Vitali Kolayev, questa è l'unica risposta che riceve. L'ex controllore di volo Peter Nielsen pare non aver nessun tipo di empatia col suo interlocutore.
nessun tipo di senso di colpa. A quel punto Vitali, probabilmente per reazione, scatta come una molla, estrae un coltello dalla tasca e pugnala più volte Peter Nielsen, il quale si accascia e muore dissanguato sotto gli occhi della sua famiglia. Vitali Kaloyev viene arrestato immediatamente. Il processo inizierà quasi subito, ma grazie alle attenuanti del caso e alle dichiarazioni delle consulenze psichiatriche, l'uomo riceverà una condanna molto blanda, ossia 8 anni. Ne sconterà però meno di 5. Quando Vitali ritornerà poi nella sua città natale, Vladikavkaz, capitale dell'Ossetia settentrionale, verrà accolto come un eroe da un'enorme folla festante, tra canti e mazzi di fiori. I suoi conterranei lo vedevano effettivamente come un giustiziere che aveva agito laddove i governi avevano fallito. La Svizzera gli chiese formalmente di pagare le spese della sua detenzione, richiesta ovviamente rispedita al mittente. Gli venne inoltre offerta un'importante carica politica al Ministero delle Infrastrutture, dalla quale però si dimise qualche tempo dopo, ricevendo la medaglia alla gloria dell'Ossetia. A distanza ormai di 20 anni dalla tragedia, Vitali Kaloyev si è risposato e, ironia della sorte, da quell'unione sono nati 2 gemelli, un maschio e una femmina, che ha chiamato Maxim e Sofia. Effettivamente ad oggi nessuno è finito in galera per il disastro aereo di Überlingen. Quello che si sa è che non era ovviamente colpa solo del controllore Peter Nielsen, ma della società Skyguide, che ha permesso che il dipendente si trovasse da solo. Ad Überlingen, sul luogo della tragedia, oggi c'è un monumento commemorativo che rappresenta delle perle di collana in onore delle vittime e della collanina della figlia proprio di Vitali Kaloyev. La terribile storia del disastro aereo di Überlingen termina qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo caso e vi do appuntamento alla prossima puntata di Real Crime.